Bene, siamo qui a Roma, convegno nazionale NP, abbiamo un dirigente scolastico che arriva da Vigevano, Matteo Loria, lei è a capo e conduce quale istituto scolastico? Allora, sono dirigente dell'istituto Caramuel Roncalli, è un istituto composito che è formato da un liceo, delle scienze applicate, un istituto tecnico e due professionali, quindi un istituto molto complesso. Loria, mi sembra di capire che il vostro territorio è ricco di presenze di cittadini di origini non italiane, anche nella vostra scuola, immagino nel professionale ve ne sono diversi ragazzi iscritti stranieri. Come procede il lavoro e l'organizzazione scolastica? Allora, essendo un istituto complesso, i casi sono differenti. Devo dire che nel liceo ci sono pochi alunni stranieri o di origine straniera, nel tecnico un po' di più, nel professionale invece la percentuale aumenta notevolmente. Non abbiamo mai avuto problemi di integrazione, i ragazzi sono ben integrati tra di loro, collaborano, sono amici, creano gruppi anche al di fuori della scuola, insomma, devo dire, nessun problema, siamo molto contenti. Immagino si tratti di studenti nati in Italia, quindi stranieri di, come si dice, seconda generazione. Ci sono casi di ragazzi che hanno raggiunto anche, penso, credo, risultati più che positivi. Ci può raccontare qualche esperienza? Sì, nella stragrande maggioranza dei casi sono stranieri di seconda generazione, quindi sono nati in Italia da genitori arrivati da altri paesi. Abbiamo anche però degli alunni NAI, cioè nuovi arrivi in Italia, che hanno delle difficoltà linguistiche e su questi bisogna lavorare un po' di più. Però finora, insomma, con un po' di impegno, il personale di potenziamento e dei progetti che ci siamo inventati, siamo riusciti a farlo. Per quanto riguarda un episodio particolare, sì, mi viene in mente uno studente magrebino che ha deciso di fare la propria esperienza di alternanza scuola-lavoro al comando dei vigili urbani di Vigevano. È stata un'esperienza bellissima che lo ha visto protagonista in positivo, tant'è che sta pensando addirittura di sceglierlo come lavoro dopo la scuola. E la cosa più bella, l'aspetto più significativo è stata la sua partecipazione alla festa di San Sebastiano, che è il patrono dei vigili urbani. Lui, musulmano, ha deciso di partecipare con noi alla messa celebrata dal vescovo e non c'è stato nessun problema, è stato davvero un bel momento di integrazione. Quindi, diciamo, ragazzi stranieri, se ben integrati, anche aiutati attraverso delle forme di potenziamento, effettivamente raggiungono poi l'obiettivo formativo, mi sembra di capire. Però quali sono gli scogli da superare, i problemi che effettivamente si possono venire a determinare durante l'attività di studio? Allora, i problemi, come accennavo prima, sono più che altro legati agli studenti NAI, nuovi arrivati in Italia, perché ci vorrebbero dei mediatori culturali. Queste sono figure che non sono previste nei nostri organici, per cui o chiediamo dei finanziamenti per realizzare dei progetti, e in questo caso dobbiamo rivolgerci a fondazioni o altri enti privati, oppure, insomma, dobbiamo cercare di organizzarci con il personale che abbiamo. Il potenziamento da questo punto di vista è fondamentale, perché il primo ostacolo è quello di superare la conoscenza della lingua e poi lo studio delle materie. Un'ultima domanda, si è parlato molto di quote anche a livello di classe, voi credo che abbiate anche delle classi con quasi la metà degli studenti stranieri, in un istituto professionale possono coesistere il 50% di studenti stranieri italiani? Beh, nel professionale il numero di stranieri è molto elevato, probabilmente superiamo anche la percentuale che ha detto del 40%, in alcuni casi arriviamo anche al 50%. Ovviamente questo non avviene nei licei, negli istituti tecnici. Non credo che fissare una soglia rigida possa essere una soluzione, dipende dai casi, anche perché per fare le classi bisogna avere un certo numero di studenti, sarebbe, insomma, da evitare non creare una classe perché ci sono troppi stranieri. Bene, molto chiaro, ringraziamo il preside Loria di Vigevano. Grazie, buongiorno.